Dunque, ora dobbiamo andare a continuare a fare le nostre missioni, queste qua, facendo il tasto Z, sfide, per quanto riguarda sempre, poi andiamo in mondo, girino. Ora andremo a fare quelle dell'arciere. Quindi dobbiamo andare come prima cosa a passare l'esame di cultura d'arciere. Quindi torniamo, come avevamo già visto negli episodi scorsi, in questo punto della mappa qua, perché qui abbiamo poi il terminale che ci farà le domande. Quindi dobbiamo andare sempre nello stesso posto dove eravamo andati ieri per fare il test dell'atletica. Allora, apriamo qui. Ecco già che subito c'è il tipo. Allora, proviamo a chiudere la porta e andiamo al nostro terminale. Allora, selezioniamo questa volta invece. Allora, esame di Agirino, arciere. Inizia esame. Allora, così abbiamo ottenuto il punteggio finale di 5 su 5 e ce l'abbiamo fatta. Complimenti. Le risposte esatte le metterò in descrizione. Quindi andiamo. Dunque, ora ci rechiamo in questo punto della mappa. Al palazzo della strada ventosa, perché qui possiamo trovare una balestra. Quindi andiamo a prendere la balestra perché poi la missione, o meglio la sfida, ci chiederà di utilizzare la balestra. Dovrebbe essere qui da qualche parte, adesso vediamo se siamo fortunati a trovarla subito. Allora, dobbiamo prendere questa stradina qua. E qui sopra vedete che ci sono per fare il tiro con l'arco e quindi qui abbiamo un tavolo con le balestre. Qui sul tavolo possiamo anche andare a raccogliere qualche dardo e poi qualcos'altro. Vediamo se questi qui sono raccoglibili. Anzi, in realtà ce n'è soltanto uno. Dunque, se vi dovesse capitare di non trovare la balestra come in questo momento, basterà semplicemente sloggare e rilogare, cambierà il mondo e probabilmente la troverete. Vi consiglio di prendere più balestre, anche perché poi bisognerà andarle a riparare almeno tre. E quindi non sarà facile farla distruggere la prima, e quindi se ne avrete tre, magari sarà più semplice questo tipo di operazione. I dardi si possono fare qua al bancone, dobbiamo cliccare sulle munizioni e vedete che abbiamo i dardi da balestra. Per fortuna ho anche tutti i materiali, quindi ne vado a fare un pochettino, anzi no, ne dovevamo fare 50 in realtà, quindi andiamo a farne un po'. E così abbiamo fatto anche i dardi, quindi 50 dardi. Ora dobbiamo andare a riparare la balestra e poi andare a fare le prove. Ah, dobbiamo uccidere poi anche 50 nemici con la balestra. Vabbè, quello lì è molto semplice, poi una volta che abbiamo fatto tutto andremo a farlo. Allora, riparare la balestra. Allora, andiamo a ripararla. Per fortuna già quando la prendiamo, almeno la mia, era da riparare, quindi già una volta riusciamo a riparare. Allora, vedete che qua è aumentato questo rettangolino giallo, quindi adesso è full riparazione, quindi intatta. Poi mano a mano che l'andremo a utilizzare si spera che sia abbastanza anche un po' veloce. In questo caso dovremmo ripararla per 3 volte. Penso che basti anche poco per poterla riparare. Vediamo. Ora dobbiamo andare a fare la prova pratica. La pratica si fa sempre al camp, ossia questo qui degli scout pionieri, però ci dobbiamo spostare un pochettino più verso questo lato. Dunque qua potete trovare dei nemici che io ho già fatto fuori e su un tavolino trovate anche il progetto per andare a fare la balestra, che questo ci verrà utile, sempre meglio averlo, quindi lo andiamo a raccogliere. Poi in giro, girando, magari troviamo anche dei dardi da qualche parte e adesso vediamo anche qui, no, non c'è nulla di importante. Comunque girate perché magari c'è qualcos'altro. Noi dobbiamo attivare qua la nostra missione. Dobbiamo andare a colpire tramite la palestra questi cartelloni qua.
Allora, facciamo una prova, vediamo un po' come funziona. Qui si impara una lezione di vita C'è sempre il fondamentale. tipo Come simpatico. centrare un bersaglio a distanza usando una balestra caricata a mano. Solo un centro perfetto può uccidere un comunista, ed ecco perché sto razzando in giro ad Questo qua mi accanto sa che è di te, sono un schiattato uomo più nell'attesa. solo. E ora sotto. E sempre avanti. Quello l'abbiamo fatto. Ok. Me l'ha preso? Continuate a tirare, scout. Ma non sto tirando, ma... Oh, ecco. Ok, abbiamo fatto. Abbiamo un Sei attimo un muratore. perso tempo, però non è difficile, dai. E Prendi la anche tua questa è balestra fatta. Prima e fai del di partire e andare a fare i mob, siccome ci chiede di andarli a colpire in testa, vi consiglio di andare a mettere la carta, questa qui, fuoco concentrato, perché lo spav permette ora di mirare agli arti, guadagni precisione e danni per colpo. Quindi con questa carta non dobbiamo mirare precisamente alla testa, ma anche agli arti, ce lo conterrà sempre come spav. Adesso concludere questa sfida sarà molto semplice perché basterà semplicemente andare in una zona dove ci sono un po' di mob e andarli a killare mirando alla testa e quindi farne ben 50 e dopodiché probabilmente la vostra balestra sarà anche un po' da andare a riparare e quindi l'andrete a riparare. Questa operazione la dobbiamo fare 3 volte e fatto questo abbiamo concluso anche questa missione. E quindi andremo a prendere l'altra medaglia per quanto riguarda le sfide del girino. E poi vedremo l'ultima nel prossimo video. Ok, ragazzi, se vi interessa Fallout 76 aggiornato al 2024, iscrivetevi al canale. Se volete vedere altri video, ovviamente consultate sempre la mia playlist. Ciao e alla prossima!